Partita. Giuliana Buring ha intrapreso da Piazza del Plebiscito il suo viaggio che la porterà a essere la prima donna a compiere il giro del mondo in bicicletta. 29.000 chilometri a cavallo di 5 continenti e gli ultimi metri a San Giorgio a Cremano, sulla bicicletta che fu di Massimo Troisi nel postino. Lacrime e commozione alla partenza della donna, circondata dai suoi amici napoletani. Un'avventura all'insegna dei bambini. Giuliana, infatti, dopo essere uscita dalla setta Made in USA dei bambini di Dio, ha fondato l'associazione Safe Passage per difendere i minori da ogni estremismo. Un valore fondamentale del viaggio, come ricorda il sindaco del comune vesuviano, Domenico Giorgiano. Con questa avventura si tutelano e si propagandano ancora meglio in tutto il mondo il diritto dei bambini. San Giorgio è la città dei bambini, è la città di Troisi. Facciamo due eventi e due messaggi contemporaneamente e credo che sia particolarmente significativo la previsione dell'arrivo a San Giorgio a Cremano, città di Troisi e città dei bambini. Madrina d'eccezione dell'avventura, l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che colpita dall'eccezionale storia di Giuliana, ha preso a cuore l'iniziativa. Lei ha già vinto una grande battaglia, quella di aver fatto chiudere questa sorta di setta religiosa, che è più che setta religiosa, è una setta di torture, salvando così tante vite di tanti bambini e il futuro di tanti bambini. Adesso il suo impegno continua attraverso un grande sogno, quello di fare il giro del mondo in bicicletta. Sarà la prima volta di una donna, ma sarà anche un modo per dire in giro per il mondo: aiutatemi a far sì che tutte queste sette, che tutte queste sorte di associazioni religiose, che poi in realtà creano delle torture per le persone e per i bambini, possono essere chiuse una volta per tutte.